l'impero, c'è stato il Rinascimento, c'è stata tutta una serie di secoli di prosperità che hanno lasciato la loro impronta. Non a caso noi siamo i terzi possessori di risorse auree, di riserve auree al mondo. Se li trovano, non si sa più dove stanno, ma insomma, questo per dire che nonostante siamo solo 60 milioni di persone, abbiamo la terza, diciamo, risorsa monetaria al mondo. Siamo solo 60 milioni, ricordiamocelo sempre, mentre i tedeschi sono 84 milioni. E loro sono più poveri nella ricchezza complessiva fra Stato e privato. Loro sono i morti di fame rispetto a noi. Vorrà dire qualcosa questa cosa, no? Perché? Perché noi abbiamo, è vero, rubacchiato di qua e di là nei millenni passati e nei secoli passati, ma abbiamo anche portato tanto, abbiamo sempre dato tanto al mondo, in tutti i sensi, in tutti i settori, in tutti i campi. Allora questo vuol dire che noi siamo ricchi, ricchi di esperienza, di conoscenza, di capacità, di intuito, di prospettiva, di immaginazione, di costruttività, di merchandising, come si chiama? Designer, di arte, no? E quindi che vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo avere per cuore di niente, noi abbiamo una ricchezza profonda nelle persone e anche nel territorio, perché le i pomarole che fanno a Napoli sono le migliori al mondo, la voglia che i cinesi cercano di vendercele, o i mandarini, o i pomodori di Pachino, o i mandarini della falda etnea. Noi abbiamo tutto quello che ci serve. L'unica cosa che c'è, di cui c'era carenza in Italia, era l'energia. Ma abbiamo pure quella, perché c'è la Basilicata, la Valdagni, che produce quanto il Mare del Nord, oramai. Però c'è la BP e la Exxon. E non ce l'abbiamo noi. E guarda caso ci danno il 4% dei royalty, perché in qualunque paese arabo gli danno il 51%. I nostri governanti ci hanno portati addirittura a queste condizioni. Che poi sono i posti più poveri in Italia che ci stanno. Cioè, sta nascendo la rivolta là, sta nascendo la rivolta. Ma certo, perché c'hanno tutti i problemi dell'inquinamento dovuti all'estrazione petrolifera. Io ci sono stato, lo so. E poi c'hanno invece un ritorno praticamente nullo. Quindi insomma, però senza andare troppo, deviare troppo, per concludere insomma e dare insomma, diciamo, un primo immagine della candela sociale, quindi ognuno può emettere fino a 1000 o 1500, 2000, quanto si deciderà, perché i fondi per poterli ottenere ci sono, e poi comunque non scordiamoci mai, quindi quello che fa l'euro è ancora peggio, perché non solo ruba i soldi, no? Abbiamo visto che vanno a finire nei paradisi fiscali, evadono le tasse legalmente, cioè le banche pagano le tasse solo su cosiddetti utili, quando loro postano a negativo l'emissione monetaria, quindi praticamente pagano zero tasse, non pagano manco l'IVA, ma hanno mai fatto una fattura? No, mai fatto una fattura, in banca dice no, ti do l'estratto conto, e che vuol dire? Dammi la fattura, no, così io me la scarico, no, perché te devo dare competenze, almeno delle competenze, come vuoi fare la fattura? No, manco di quelle. Cioè, le competenze alla fine sono qualche centinaio di euro l'anno, no? Anche forse migliaia. Io pagavo 15 milioni l'anno di interessi quando c'avevo l'azienda. Io ricordo il mio bond, ci stanno obbligazioni per milioni di euro, io non ne sapevo una mazza. Cioè, secondo il numero del mio codice fiscale. Certo. E allora, quindi, è pure peggio quello che fa, perché che cosa dice? Allora, noi diciamo, c'è questa, diciamo, nostra risorsa cespite da cui andare a prendere il denaro, ma in più c'è pure la risorsa che vado a comprare. Se io compro quella sedia lì, quella sedia esiste e è un valore, solo che non è quantificato commercialmente, ma se io la metto sul mercato aumenta il valore del mercato e quindi dà valore a quell'euro o alla cambiale sociale che prima era solo un pezzo di carta. Allora, il tutto. Sì, tra 5 minuti scola la pasta. Sì, finito. Stavo raccogliendo tutto il discorso.
Allora, tutto questo discorso, che significato c'ha? È un segnale di emancipazione. Di emancipazione dal potere, perché immagina, fate conto, che la cambiale sociale, o comunque si cambierà, chiamerà questo strumento o analogo che dovesse andare in vigore a quanto prima, toglie risorse alla banca, perché se io non vado più alla banca a chiedere il finanziamento per fare casa, no, ma ce l'ho attraverso la cambiale sociale, non pago più gli interessi alla banca, quindi evito di creare debito mio personale, evito di aggiungere ancora ulteriore emissione a debito diciamo, alla società nel suo complesso, e non creo debito pubblico. È chiaro? Quindi tutta questa serie, e poi tanti altri argomenti che non siamo tutti a sviscerare, perché sennò saremmo qui giorni, ma insomma questo per dire che c'è una rivoluzione sociale, economica, culturale, morale, perché diventa anche una questione morale. Tu hai un rapporto di fiducia con l'altro, un rapporto vero, non come tramite un terzo che è il banchiere, no? Il Draghi, il figlio di puttana, no? che dice dobbiamo finanziare le imprese e poi dà 1.000 miliardi alle banche, no? Allora tu vai a chiedere i soldi, il bello è che danno 45 miliardi l'anno scorso, se vi ricordate, le banche italiane al tasso dello 0,7%, no? Però poi le banche subito appresso, proprio all'istante, sono andati alle emissioni, alle aste di emissione dei bot, e hanno comprato i bot italiani al 3,5%. Con un ricavo del 1.400%, con i soldi che gli abbiamo prestato noi. Certo. Ma perché tu non l'avresti fatto lo stesso nei loro panni? Allora, no. Questo ci vuole, perché investi in una cosa in verde, investi in una cosa che ci guadagna. Come non sia, ma non i reali. Capito? Ma poi soprattutto, allora, la gente non, conosce poco il fatto, e noi abbiamo denunciato come Albert Mediterranea più volte, che almeno 3 volte abbiamo fatto 3 denunce contro la dissipazione del demanio pubblico, cioè praticamente questi hanno non svenduto, hanno regalato castelli, foreste, fiumi, laghetti, isolotti, sì. Gente non sa un cazzo, sì. Ci hanno buttato via circa 400 miliardi di euro, 400 miliardi di euro hanno forse accumulato una decina. No, decina di miliardi. Ma cioè, su 400 di valore, meno del 20% del 2%. Hanno scivolato. Tutte le caserme che erano dismesse dal fatto che non c'è più la ferma obbligatoria, no? Che erano lì, che andavano in depauperamento, che valevano, fai conto, la caserma di Monte Mario, no? Tanto per dirtene una, che anche lì avrai visto qualche volta. Quelle so 28 ettari a Monte Mario. Ci avete presente che affare potrebbe essere? L'hanno regalata. Non c'ha valore. Regalata agli amici loro. Cioè, il comune, no? Cioè, che vogliamo dire? Questo è solo un esempio. Come... Ah, dove io ho fatto il militare in Sardegna, siccome ero come si dice, divisione punitiva, che io da ragazzo ero. Allora, fenera. Io stavo a Magover. Ah, io stavo a Magover. Era un, diciamo, una caserma punitiva, perché ero cattivello. Ogni tanto buttavo qualche bomba, che dice. Allora, insomma, lì nella mia caserma a Magover ci hanno fatto un bel centro come si chiama? Villetta Siera. Erano circa 50 ettari di terreno e ci hanno fatto tutta questa, insomma, diciamo, lì ci si può pure stare. Invece nell'altra mia caserma, dove ho fatto il caro avanzato a Sassari, che erano altri, forse anche più, fra i 50 e i 100 ettari di terreno, ci hanno fatto un bel centro commerciale. Indovina chi potrebbe averlo comprato. Insomma, questo per dire che nel corso di questi 30-40 anni ultimi, allora tutto nasce dal 24 giugno del 1943 con l'accettazione e la firma del trattato di resa incondizionata. Pochi sanno che noi abbiamo fatto 2 trattati, il trattato cosiddetto lungo e il trattato breve è quello lì, solo che il trattato lungo è oramai divulgato, conosciuto, c'è anche su Wikipedia, ma quello breve non c'è.
non è che non c'è, non si trova per caso, non si trova. E perché no? Non conviene, non conviene farlo sapere. Io però qualcosa so perché attraverso amici di amici, insomma, ecco, si viene a sedere le cose. Quindi, rispetto alla Germania, che non ha mai firmato, non ha mai firmato il trattato di Resa, no, l'ha firmato, ha firmato il trattato di Resa, l'ha firmato, ma ha firmato il trattato di Resa non incondizionale, trattato di Resa, fine. Noi abbiamo trattato, vi dico una cosa incredibile. Allora, oggi è il primo giorno che il marchio Fiat non esiste più, lo sapete? Sì. Non è vero. Perché il trattato Fiat, il marchio Fiat, è sparito praticamente fin dal 24 giugno del 1943 proprio in virtù del trattato, perché in quel trattato lì il 40% delle fabbriche Fiat che erano sotto bombardamento giornaliero da parte delle fortezze volanti inglesi e americane, lì a Cassibile c'era anche un emissario degli Agnelli, ed era per quello che gli interessava, era lì perché doveva firmare per conto degli Agnelli il trattato di accettazione di vendita del 40% del pacchetto azionario che andava alla General Motors. Allora ti spiego un po'. Allora, a fine inizio 2000 c'è stato quel periodo di casino, le banche volevano appropriarsi della Fiat, non so se ve lo ricordate, poi non è più stato più fatto niente. E sai perché? Perché lì sono entrati in gioco gli amici della CIA, e hanno detto buona la banca italiana è quello affare nostro. Perché? Perché c'era un progetto di che poi è andato in atto, di dumping commerciale. Cioè, in America le leggi ci sono e le fanno rispettare a tutti i livelli, quelle che ci sono. Saranno pure degli stronzi, però sotto quel punto di vista sono assolutamente condivisibili. Che c'è? C'è questa legge dell'antitrust. Le fabbriche fra di loro non si possono comprare. I tre grandi colossi, per esempio, dell'automobilismo, la General Motors, la Ford e la Chrysler, non si possono comprare, giusto? Antimonopolistico, certo. Allora che ti hanno fatto? La General Motors, sapendo sta cosa, ha fatto comprare la Chrysler alla Fiat. Adesso è diventato CFA, che è tutto General Motors. Devo aggiungere altro? No. Ciao. Grazie. Orazio tocca a Spanagli per farlo finire bene. Ah, così è. Ah, a proposito, chi vuole, c'ho qualche copia del libro, se qualcuno vuole comprarlo. Dì anche quanto costa. Ma si può pagare con la cambiale sociale? C'hai idea di quanto ci ho lavorato su questo libro? E quindi la cambiale sociale non copre questo valore di questo. Ah, ecco, la cambiale sociale. Ma io non lo prendo per il libro. Sì, la no, cosa della cambiale speciale così che la... Ecco. Questo è un discorso che fa, io non so più, se poi ti mando in inizio, ma io l'ho scoperto attraverso i numeri della mia casa. Lo sappiamo. Sappiamo. Cioè, mio, se ne sappiamo, quindi quella può essere una buona base come valore per la cambiale sociale. Ah, ma guarda che lui... Grazie, glielo dico 5. Quando lui presenta la cambiale sociale, fa credere che sia una moneta alternativa, invece non è vero, la cambiale sociale è la cambiale, è molto semplice. Tu te la vai a prendere, e a tutt'oggi, se tu la cambiale la vai a bancare, è vero che... Poi te ne dà Orazio, grazie. Fammi una fotocopia. Sì.
e non paghi interesse al banco. Questo è vero. Questo è tanto. Senti, ma è incedibile. Io ho questo. Ma poi? Può succedere. Posso chiamare un mercato anche se non si può legare. Se tu pagherò, io qualsiasi negoziamento pagherò. Poi, questo può creare un mercato. Certo, questo vedi che non è applicabile. No, davvero? Ma è tutto via di qua.